Luciano Monacis, socio del gruppo Tecnoplast, insieme a Nicola e Gabriele, di cui il marchio Monacis fa parte. Il marchio Monacis si sta espandendo sia a livello nazionale che internazionale, nonostante la situazione degli ultimi due anni, caratterizzata dalle difficoltà date dall'aumento considerevole delle materie prime e delle risorse energetiche, quali il gas metano e l'energia elettrica. Con grande sacrificio abbiamo investito soprattutto sulla qualità dei nostri prodotti, mantenendola inalterata nel tempo e puntando sul design e innovazione, creando nuovi prodotti e nuovi colori. Qui in fiera stiamo presentando il nostro nuovo vaso Ursus, che con il suo diametro da 120 cm può ospitare piante importanti con apparati radicali altrettanto importanti, tra cui ulivi, secolari, melograni e alberi di grosse dimensioni. La sua particolarità principale è che può essere movimentato con un semplice traspallet, oltre che con carrelli elevatori. Basti pensare che può essere posizionato completo del suo albero d'ulivo, ad esempio, in una hall di albergo o in un grande condominio, dove non potrebbe mai arrivare un carrello elevatore o un camion con gru. Stiamo ripresentando il colore bronzo sulle nostre ciotole Atena, in quanto abbiamo visto un'ottima risposta da parte dei nostri clienti che hanno apprezzato il prodotto nella sua completezza. Tecnoplast è un'azienda che nasce in Basilicata, una zona dove non c'è una produzione di oggetti e prodotti in plastica, particolarmente con il sistema rotazionale. Il sistema di stampaggio rotazionale è un sistema che ha ancora tanta manualità e che ti racconta ancora una storia, ti trasferisce ancora un'emozione. Ogni pezzo effettivamente viene maneggiato da un operatore che ne controlla la qualità, è ancora artigianale, direi. Ed è una storia che mi piacerebbe poi portare, raccontare un po' in tutti i paesi esteri dove siamo già presenti e in quei paesi dove vogliamo presentarci. Abbiamo buoni contatti e i programmi futuri sono quelli di sviluppare tutta la zona del Mediterraneo, i paesi dell'Est Europa e del Nord Africa, quindi tutto il Maghreb.